Xbox ha pubblicato finalmente la nuova ondata di titoli che saranno disponibili su Xbox Game Pass per quanto riguarda la prima metà di gennaio 2024. Come sempre ci sono tantissimi generi diversi, dai giochi di ruolo allo sport fino ad arrivare all'horror. Vediamo insieme quindi i giochi in arrivo tra qualche giorno. Prima di iniziare vi ricordiamo di mettere un mi piace e di iscrivervi con la campanella attiva. Sul nostro sito videogiocitalia.it trovate l'articolo completo in forma scritta. Buona visione! In Close to the Sun, Ross Archer salirà a bordo della Helios di Tesla per cercare sua sorella misteriosamente scomparsa. Dovrete usare il vostro ingegno per scoprire che fine ha fatto la sorella di Ross e superare pericoli per comprendere il destino di Helios e dei suoi abitanti. Il titolo è disponibile su PC, console e cloud. In Hell Let Loose scenderete nei campi di battaglia della Seconda Guerra Mondiale con il vostro gruppo di amici. Vi unirete ad epiche battaglie fino a 100 giocatori, ma fate attenzione perché lavorare in squadra è fondamentale. Il titolo è disponibile su PC, Xbox Series XS e cloud. In Assassin's Creed Valhalla vestirete i panni di Eivor in un'avventura che vi porterà nelle fredde terre del nord. Esplorate il medioevo inglese, fate razzie e saccheggiate i villaggi, costruite il vostro accampamento e portate a termine le missioni. Il titolo è disponibile su PC, console e cloud. Figment è un gioco di azione-avventura che vi invita ad esplorare un mondo particolare e unico. Unitevi a Dusty e al suo compagno Piper per iniziare un'avventura all'interno della mente. Il vostro scopo è di ripristinare il coraggio perduto. Il titolo è disponibile su PC, console e cloud. Super Mega Baseball for EA Play, da come si può intuire, si tratta di un divertente gioco di baseball. Impugnate la vostra mazza, colpite la palla e scivolate verso le basi in questo titolo che mischia sport con il genere arcade. Il titolo è disponibile su PC, console e cloud. Wii Happy Few è un ritorno all'interno del catalogo Xbox. Sviluppato da Compulsion Games, il gioco è ambientato in una città retrofuturistica, alimentata dall'uso di una particolare droga che mostra solo il lato bello. Combattete, nascondetevi e cercate di uscire dal modo di vedere dei cittadini per scoprire la dura verità. Il titolo è disponibile su PC, console e cloud. In Resident Evil 2 Remake torneremo a vestire i panni di Leon Scott Kennedy e della studentessa universitaria Claire Redfield, mentre combattono per sopravvivere ad una spaventosa epidemia virale a Raccoon City. Il titolo è disponibile su PC, cloud e console. Does Who Remain è un thriller psicologico in prima persona narrativo. Affrontate indicibili orrori quando l'oscurità prende possesso della città di Dormont. Mantenete la vostra sanità mentale per sopravvivere alla notte. Il titolo è disponibile su PC, cloud e console. Purtroppo, come al solito, dobbiamo dire anche addio ad alcuni titoli che abbandoneranno il Game Pass, a partire precisamente dal 15 gennaio. Vi lasciamo l'intera lista a schermo. Vi ricordiamo che però, purtroppo, Grand Theft Auto 5 invece verrà tolto dal Game Pass a partire dal 5 gennaio. Bene ragazzi, anche questo video giunge al termine. Noi vi ringraziamo per la visione, lasciate un like e iscrivetevi con la campanella attiva, ma soprattutto scriveteci nei commenti a quali titoli giocherete all'interno dell'Xbox Game Pass di questa prima metà del mese di gennaio. Un saluto e alla prossima!